Benvenute e benvenuti al TG del Salvagente. Apriamo subito questa sera parlando di emissioni degli allevamenti. Due scienziati hanno infatti accusato la FAO di aver modificato il loro rapporto sulle emissioni inquinanti in modo tale da ridurne l'impatto. Sentiamo il servizio. Paul Behrens, professore associato alla Leiden University, e Matthew High, assistente professore alla New York University, accusano entrambi lo studio della FAO di errori sistematici, inadeguata inquadratura e uso altamente inappropriato dei dati originali. Hayek ha dichiarato al The Guardian che gli errori della FAO sono stati molteplici, eclatanti e concettuali, e tutti hanno avuto la conseguenza di ridurre le possibilità di mitigazione delle emissioni derivanti dal cambiamento della dieta molto al di sotto di quanto dovrebbero essere. Nessuno degli errori ha avuto l'effetto opposto. L'agricoltura rappresenta il 23% delle emissioni globali di gas serra, la maggior parte delle quali sono attribuite al bestiame sotto forma di metano proveniente dall'etame e alla deforestazione per pascoli e colture. Mentre la produzione globale di carne è aumentata del 39% nei primi due decenni di questo secolo, anche le emissioni agricole sono aumentate del 14%. Al vertice sul clima COP28 di dicembre, la FAO ha pubblicato il terzo di una serie di studi sul problema delle emissioni del bestiame. Oltre a ridurre per la terza volta consecutiva la stima della FAO sul contributo del bestiame al riscaldamento globale, ha utilizzato un articolo scritto da Behrens e altri del 2017, che valutava gli impatti ambientali delle diete raccomandate a livello nazionale, per sostenere che l'abbandono del consumo di carne potrebbe ridurre le emissioni agroalimentari globali solo di un valore compreso tra il 2 e il 5%. Behrens afferma che prove voluminose provenienti da rapporti ambientali più ampi che raccomandano riduzioni del contenuto di carne sono state ignorate. Ha aggiunto che la FAO ha scelto l'approccio più approssimativo e inappropriato per le sue stime, lo ha strutturato in un modo che è stato molto utile per i gruppi di interesse che cercano di dimostrare che le diete a base vegetali hanno un piccolo potenziale di mitigazione rispetto alle alternative. Secondo Hayek, il rapporto che misurava tutte le emissioni agroalimentari è stato usato dalla FAO per applicarlo alle sole emissioni del bestiame. Di conseguenza, il potenziale di mitigazione derivante dall'allevamento di meno bestiame è stato sottostimato di un fattore compreso tra 6 e 40, secondo lo studio. Il Guardian ricorda che la FAO è la principale fonte mondiale di dati agricoli e i suoi rapporti vengono abitualmente utilizzati da organismi autorevoli come il Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite. Ma la FAO ha anche il compito di aumentare la produttività del bestiame in modo da rafforzare la nutrizione e la sicurezza alimentare, creando probabilmente un conflitto di interessi. Parliamo ora di insetticidi. La Francia sta infatti sperimentando l'utilizzo di una nuova sostanza per repellere gli insetti che sia un'alternativa ai neonicotinoidi dannosi per le api e gli altri impollinatori e per questo vietati dall'UE. Il governo francese ha autorizzato ad aprile una soluzione di biocontrollo dei parassiti, derivata da fonti naturali per contrastare i parassiti nelle coltivazioni, in alternativa ai neonicotinoidi vietati dall'UE e ad altri insetticidi dannosi per api e altri impollinatori. La fragranza, a base di molecole profumate note come cairomones, è stata consentita su 500 ettari di campi di barbabietola da zucchero fino a metà agosto. Come scrive Euractiv, che riporta la notizia, sebbene questi metodi stiano guadagnando terreno nell'UE, nel blocco manca una definizione comune di biocontrollo. L'ultimo tentativo di fornire una definizione giuridica è stato incluso nella proposta di regolamento sull'uso sostenibile dei pesticidi, SUR, un testo controverso votato dal Parlamento europeo lo scorso anno e ritirato dalla Commissione europea a febbraio. I cairomoni sono molecole profumate che hanno un effetto repellente sugli afidi e possono ridurre i livelli di infestazione, ritardando così la necessità di trattamenti insetticidi, ha spiegato in un comunicato stampa il Ministero dell'Agricoltura francese. L'amministratore delegato di AgriOdor, all'Antibolt, ha dichiarato a Euractiv che il prodotto potrebbe offrire agli agricoltori un'alternativa ai neonicotinoidi che uccidono le api, vietati nell'UE dal 2018. L'acetamiprid è l'unico ancora autorizzato, ma la Francia, a differenza di altri paesi UE, ha vietato i prodotti contenenti tutti i tipi di neonicotinoidi. Intanto, anche in Svizzera sono in corso test sulla fragranza di biocontrolli per valutarne l'efficacia nell'agricoltura biologica. Tibolt punta a ottenere una nuova autorizzazione all'immissione in commercio di emergenza per il 2025. Una sentenza della Corte Suprema dell'UE ha ricordato che, in linea di principio, la legislazione europea dà la priorità, ove possibile, ai metodi di controllo non chimici dei parassiti. Ma nonostante ciò, le alternative di controllo biologico devono affrontare un processo di approvazione lungo e oneroso, ricorda Euractiv. Tibolt ha affermato che la soluzione di AgriOdor impiegherà dai 7 ai 10 anni per ottenere l'approvazione alla commercializzazione nell'UE, poiché deve seguire lo stesso percorso normativo dei pesticidi chimici. Ha sottolineato pertanto che l'attuale regolamento sta mettendo a dura prova l'innovazione del biocontrollo.
Fino ad allora, AgriOdor dovrà fare affidamento sulle autorizzazioni di emergenza fino a 120 giorni concesse dai singoli Stati membri. Al contrario, secondo fonti del settore, i concorrenti agricoli, Stati Uniti, Brasile e Canada, approvano nuovi prodotti a base biologica entro 1 o 3 anni, continua Euractiv, a cui Tibolt ha ricordato che la stessa molecola utilizzata per il repellente contro gli afidi si trova in prodotti come creme solari e gomme da masticare, poiché è approvata per alimenti e cosmetici, ma non per uso agricolo. Anche il settore biologico dell'UE, rappresentato dall'IFOAM, preme per agire, sottolineando la necessità di un nuovo quadro giuridico per consentire un'adozione più rapida di questi metodi, compresa una revisione del regolamento che disciplina la commercializzazione dei pesticidi. Parliamo ora di miele. Infatti, un produttore di Gorizia ha scritto un messaggio al salvagente comunicando che nel suo prodotto ha trovato circa il doppio di glifosato rispetto a quello che è consentito per legge. Apicoltore hobbista del Friuli, in provincia di Gorizia, produce una 50ina di chili di miele all'anno per uso familiare, senza però venderlo. Raccontando la sua storia, scrive al salvagente che dopo 10 anni ha finalmente deciso di togliersi un dubbio e di far analizzare il proprio miele. Le analisi hanno rilevato 0,095 mg per chilogrammo di glifosato, quasi il doppio del consentito. Secondo la normativa Unione Europea, i residui massimi rilevabili consentiti di glifosato sul miele corrispondono a 0,05 mg per chilogrammo, non proprio la metà dei residui ritrovati, ma quasi. Quindi, se uno volesse vendere questo miele, non potrebbe assolutamente, perché siamo ben oltre i limiti consentiti. Un dubbio però naturalmente sorge nel momento in cui l'apicoltore afferma di non usare sostanze chimiche sulle arnie. Il terreno è di circa 3.000 metri, con olivi, alberi da frutto e appunto 4 alveari. Le arnie sono confinanti a una decina di metri con altri terreni agricoli, però il problema è che in provincia di Gorizia, in particolare dove lui ha gli alveari, la coltura prevalente è il vigneto. L'apicoltore nota infatti che viene fatto uso e abuso del glifosato, soprattutto nel sottofilare. I filari sono infatti tutti gialli, di erba bruciata, e pensa appunto che esso venga buttato in primavera. L'apicoltore però preferisce non affrontare direttamente i produttori vicini di casa, per paura di inimicarseli. Si è rivolto dunque al consorzio di apicoltori a cui è iscritto, all'ARPA e all'ASL. I primi hanno risposto un po' mimetizzando, sostenendo che probabilmente qualche vicino di casa aveva ecceduto in maniera casuale con il glifosato, magari per le erbacce della sua casa. Le api però si muovono in un'area di 3 km per la bottinatura, rendendo tale scenario quasi impossibile. L'ARPA ha invece risposto dicendo che purtroppo erano consapevoli del problema, perché anni fa sono state fatte anche delle analisi in provincia di Udine e hanno trovato tanti campioni inquinati dal glifosato. In pratica, hanno consigliato di spostare le arnie oppure di produrre quando ci sono le fioriture di acacia o di tiglio, che sono fiori che si trovano sugli alberi e che quindi dovrebbero essere più in alto rispetto al glifosato. La ASL, dal canto suo, ha mandato del personale nel terreno dell'apicoltore a fare i rilievi fotografici sulle arnie e misurando le distanze delle coltivazioni vicine. Nonostante il timore a denunciare, l'apicoltore si rivolge comunque a salvagente, consapevole che il problema è a monte e il glifosato non dovrebbe finire nel miele. Sentiamo ora l'intervista a Lorenzo Misuraca, giornalista del Salvagente. Sì, la Procura di Milano ha avviato delle indagini, indagato diverse persone per quanto riguarda il gruppo che gestisce i supermercati Carrefour. In questo specifico caso il gruppo GS è accusato di aver approfittato di una serie di appalti e subappalti nella gestione della manodopera dei propri supermercati, di alcuni dei propri supermercati, per, diciamo, scaricare i costi sulla previdenza dei lavoratori, i costi per i contributi ai lavoratori alle piccole aziende, che poi, non pagandole, magari fallivano in maniera pilotata e cambiavano nome, e in questo modo tutti risparmiavano sul costo del lavoro e quindi anche a monte il gruppo GS, che appunto è conosciuto per il marchio Carrefour. È un'inchiesta, tra l'altro, quella della Procura di Milano, che segue altre inchieste che nello scorso anno in particolar modo hanno riguardato altri gruppi, tra cui anche Esselunga, e che è interessante, per questo abbiamo deciso di dedicarvi un servizio, un'inchiesta, proprio perché racconta un po' quello che è un modello di economico che sta dietro spesso la grande distribuzione organizzata, che è basato sul concetto di limitare e minimizzare i costi per aumentare i margini,
approfittandosi dei lavoratori. E appunto, per raccontare questa storia abbiamo anche parlato, per esempio, con Bruno Giordano, che è un magistrato della Cassazione, esperto in lavoro, che ci ha appunto confermato e raccontato un po' quali sono le caratteristiche di questo tipo di sfruttamento e anche un po' i limiti dei controlli, tra cui appunto il fatto che gli ispettori del lavoro, che dovrebbero andare a verificare le condizioni dei lavoratori nell'interno dei supermercati, sono pochissimi, quindi insomma è molto difficile che un punto vendita venga visitato da un ispettore a meno che non ci sia, diciamo, una denuncia esplicita. A tal riguardo poi abbiamo raccontato anche i risultati di un report commissionato dalla UIL TUX Roma e Lazio, cioè la sezione di Roma e Lazio della UIL, che si occupa proprio del settore del turismo, dei servizi e quindi anche dei supermercati, che ha fatto un sondaggio su migliaia di lavoratori dei supermercati del Lazio, mostrando un quadro di negazione dei diritti, insomma, impressionante. Noi abbiamo raccontato in particolar modo due storie, una di Giancarlo, un dipendente di un punto vendita di un supermercato di Roma di 60 anni, e l'altra di Veronica, anche lei che lavora in un supermercato di Roma di 40, e ha 49 anni. Entrambi ci raccontano innanzitutto una cosa in comune: entrambi lavorano per un punto vendita che è ancora ricollegabile a una grossa insegna, che però è gestito da un piccolo proprietario, perché negli ultimi anni molte catene, tra cui Conad, Carrefour per esempio, hanno deciso di dare o in franchising o comunque di appaltare a piccoli proprietari la possibilità di utilizzare i punti di vendita con il proprio nome, e in questo caso quindi i contratti si fanno direttamente con questo datore di lavoro, piccolo proprietario, e le relazioni non vengono più gestite in qualche modo, anche se in maniera intermediata, con il grosso marchio. E questo spesso ci raccontano le due storie che abbiamo raccontato, corrisponde a un peggioramento delle condizioni di lavoro. In particolar modo, cosa che poi viene anche confermata dai dati statistici raccolti nel report di cui scriviamo, soltanto il 27% dei lavoratori nei supermercati del Lazio hanno un contratto a tempo indeterminato, e addirittura una percentuale superiore, il 36% circa, ha contratti del tutto stabili, come contratti a chiamata, interinali, a giornata, stagio, tirocini, che come sappiamo sono pagati molto poco, eccetera eccetera. E per esempio, per diritto un lavoratore non dovrebbe fare due turni a una distanza inferiore a 11 ore, cioè avrebbe diritto di riposarsi per 11 ore, invece ci raccontano che soltanto nella metà dei casi questo avviene, e addirittura ci sono casi in cui i lavoratori vengono fatti lavorare per 10-11 ore al giorno, anche per 13-14-15 giorni di seguito per avere il primo giorno di riposo. Spesso dalle 42 ore massimo lavorative che dovrebbero essere, e comunque dovrebbero essere pagate con un forfettario, viene richiesto di lavorare anche 50-52 ore a settimana, che sono tantissime, e queste ore in più non vengono pagate adeguatamente come straordinari. Questa puntata del TG del Salvagente termina qui. Vi ricordiamo come sempre che potete rimanere aggiornati leggendo la nostra rivista, visitando il nostro sito o seguendoci sui nostri canali social. Vi auguro un buon proseguimento di serata.